Savona-Teramo, la richiesta shock della procura federale demolita da chiacchio, condannati alla morte sportiva senza prove. I tifosi biancorossi, si sono accaniti contro il Teramo, siamo il capro espiatorio del calcio sporco. I pini della discordia, sit-in di protesta davanti all'anno e lucidi. Brucchi risponde, al loro posto sistemeremo alberi di un'altra essenza. Roseto, mamma investita sul lungomare, è in coma all'ospedale Mazzini di Teramo. Sanità, il manager Fagnano, no alla ASL unica in Abruzzo, sì al nuovo ospedale in provincia di Teramo. E per lo sport Teramo Calcio annullata l'amichevole prevista per domani contro il Campobasso. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. La richiesta di condanna della Procura federale contro Campitelli e il Teramo Calcio ha scioccato il mondo del calcio e la tifoseria biancorossa. In attesa della decisione dei giudici del Tribunale federale nazionale, forti sono le critiche alla dimostrata volontà dell'accusa di ottenere una punizione esemplare che trasforma il Teramo in un capro espiatorio del calcio sporco. Il servizio. Infine, con riferimento alla società Teramo Calcio, collegata alla posizione del legale rappresentante Campitelli e del tesserato di Giuseppe, si chiede la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica nella stagione, ovviamente, sportiva appena conclusa, nel 2014-2015, più 20 punti di penalizzazione nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2015-2016. Un coro unanime. Una richiesta eclatante, spropositata, clamorosa. La Procura federale, se voleva far parlare di sé, ci è riuscita. Ma purtroppo sono le sorti della società biancorossa a rischiare. E si capisce lo sfogo del presidente Campitelli a fine processo, quando ha ammesso scoraggiato che queste sono situazioni che spingono ad abbandonare. La volontà di accanimento contro il Teramo, nell'unico caso di Combin non provata, rischia però di essere al tempo stesso la tomba di questo processo. Perché, se i giudici del Tribunale Federale Nazionale vorranno fare i giudici, non potranno non valutare la mole di dimostrazioni che Campitelli non ha mai partecipato né saputo che qualcuno voleva alterare il risultato di quella partita. E non lo hanno detto soltanto chiacchio e cozzone: lo ha detto il processo, lo hanno detto gli altri avvocati, lo ha detto la stessa Procura Federale quando ha sottolineato il ruolo di paladino della giustizia del tecnico Ninni Corda, un vero borderline del panorama calcistico italiano. È stato lui, vero pentito sportivo, che ha portato Palazzi e i suoi uomini a costruire un castello di sabbia, per citare chiacchio, attorno a Savona Teramo. Ma se è vero questo, cioè che la chiamata incorreità di corda è credibile, lo è anche per scagionare Campitelli. Mai si è parlato di lui, mai gli altri lo hanno citato, mai l'ha incontrato. E allora il Teramo non può pagare, perché se è forte il sospetto di una combine, è chiaro che non possa entrarci di mezzo il suo Presidente. Dunque, oltre il clamore di una richiesta così pesante, non potrà essere giuria di Tribunale che possa condannare il Teramo alla morte sportiva per questo caso. Con buona pace di chi fino a ieri notte ha soffiato, scorrettamente e vigliaccamente, sul fuoco del processo, leggi Asco di Picchio. In mano al Presidente Artico non c'è il futuro di una società, il Teramo, ma la sua storia, limpida, cristallina, in cui ha già pagato la sofferenza di una caduta e stava appena cominciando ad assaporare la gioia di una resurrezione premiata con un sogno diventato realtà, la Serie B. Ed anche per questo che quella richiesta della Procura la riteniamo immorale per una piazza come Teramo. Per l'avvocato del Teramo, Edoardo Chiacchio, la Procura federale non ha trovato un assassino con la pistola fumante, cercando la combino su Savona Teramo. Hanno una pistola ad acqua, ha detto il legale, stanco, alla fine del processo più lungo dinanzi alla giustizia sportiva. Per condannare una città e un suo presidente alla morte sportiva c'è bisogno delle prove, lo abbiamo intervistato. Sentiamo ritengo che non ci siano assolutamente gli estremi per condannare Cambitelli e Terano per la responsabilità diretta. Penso che più di questo non si poteva fare, penso che in ogni caso per poter condannare una società, una retrocessione, come ho detto nel corso del mio intervento, è necessario che ci siano delle prove e non che tutto sia affidato ad indizi e ad, a valutazioni fantasiose o ricostruzioni eh, senza fondamento. L'ho detto due volte perché ne sono oltre convinto. Qui siamo dinanzi ad una pistola d'acqua perché abbiamo dato noi le prove che Campitelli non è colpevole, punto su punto. Del resto, mi pare incontestabile che non ci sono calciatori individuati, non ci sono momenti di pagamento individuali, non si sa chi avrebbe percepito soldi, non si sa come, dove e quando. Mi pare che veramente, come ha detto Michele Pozzoli, siamo dinanzi a nulla. Sarebbe una grande ingiustizia se il Teramo non partecipa passa al campionato di serie B per la prossima stagione per questo fantomatico indeciso. Io, io più che fiducioso mi attengo ai fatti, il processo l'avete visto anche voi. È finito all'una e un quarto, 1 e 10. Avete sentito che noi abbiamo dimostrato che Cambitelli non, non era responsabile. Ritengo che tutti gli altri non hanno dimostrato nulla, solamente sono affidati a ipotesi e congetture, ma con le ipotesi e congetture non si possono ottenere le retrocessioni delle società distruggendo i sogni delle città, delle regioni, delle province e dei grandi personaggi che fanno cullare sogni a intere cittadine. Veniamo alle reazioni in città. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, ritiene esagerata la richiesta della Procura e allo stesso tempo resta fiducioso perché questa non è la sentenza. Ascoltiamolo. Sindaco Brucchi, la richiesta della Procura sportiva mette in ansia, in grossa preoccupazione, tutti i tifosi del Teramo. Lei come la accoglie? Ma guardi, meno 20, soltanto in Siberia si registrano temperature di questo genere. Da noi meno 4, meno 5 massimo durante gli inverni anche più rigidi. Questa è una battuta per dire che mi sembra... Esagerata la, la richiesta da parte del pubblico ministero per quelle che sono le carte che io conosco, perché poi se c'è dell'altro magari io non lo so, però mi sembra davvero esagerata. Esagerata anche eh, confrontando, confrontando con il, il Catania, ma anche all'interno dello stesso eh, processo, eh, Campitelli prende 5 anni e diciamo, chi in qualche modo avrebbe eh, come dire, combinato le varie situazioni, 4 anni e 8 mesi. Cioè davvero, mi sembra davvero esagerato. Eh, però la Procura fa il suo lavoro, ne dobbiamo, dobbiamo rispettare come io ho sempre detto e fatto e rispettato la magistratura ha chiesto secondo me il massimo della pena ma non è questa la sentenza noi adesso dobbiamo aspettare il 17 per sapere la sentenza Ma lei pensa che si può salvare ancora la serie B io credo proprio di sì credo proprio di sì perché Campitelli non ha fatto nulla perché la giustizia alla fine eh, diciamo come io sono convinto trionfa sempre c'è il primo grado di giudizio e quindi la sentenza c'è il secondo grado di giudizio che, al quale sicuramente speriamo magari di no, ma comunque al quale potremo ricorrere, eh, ripeto, mm, bisogna, chi dovrà giudicare deve capire che dietro... Questa situazione c'è una città, c'è una tifoseria, c'è una squadra, c'è un, un sistema economico, ci sono tutta una serie di fattori di cui non si può non tenere conto. Io sono fiducioso, aspettiamo cosa decide il giudice, poi è lui quello che deve decidere eh, e poi magari tiriamo, facciamo diciamo, una prima valutazione. Fermo restando, ripeto che c'è sempre l'appello. Dopo il primo cittadino ascoltiamo un tifoso del teramo calcio, si sono accaniti, ci ha detto contro il teramo, sono avvilito per questo, hanno voluto trovare un capro espiatorio nel calcio italiano e l'hanno trovato nel teramo, però sono fiducioso, sentiamo. Giuseppe è un tifoso del Teramo Calcio, è un po' preoccupato per la richiesta fatta dalla procura ieri. Tanto, tanto preoccupato, ma più che altro sono abilito e ho visto che si sono voluti accanire contro il teramo, hanno voluto trovare un capo espiatorio. Il fatto stesso che il Catania l'hanno sentenziato in un modo diverso, questo fa capire che noi, essendo un contesto piccolo, ci hanno voluto massacrare in questo. Però non è ancora una sentenza. Eh? Non è una sentenza. Io spero comunque sia che si possa ribaltare il tutto perché o 20 punti di penalità o un punto di penalità cambierebbe nulla perché se devono ribaltare la responsabilità diretta la ribaltano o con 20 punti in meno o con un punto in meno. Quindi di conseguenza, speriamo, ci, ci credo, lo spero ardentemente per il Teramo e per la giustizia. La cronaca, a poca distanza dal precedente grave investimento dell'adolescente nei pressi dell'hotel Bellavista Roseto, un altro gravissimo incidente ha visto protagonista un pedone, sempre nel tratto di passeggiata a mare rosetano. Una mamma di 38 anni stava attraversando la strada con il figlio di 10 anni quando. Su di loro è piombato uno scooter condotto da un minorenne che li ha centrati in pieno. Ad avere la peggio è stata la donna che è stata sbalzata sull'asfalto e ha battuto la testa. Immediatamente soccorsa è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Mazzini, dove è giunta in coma e ricoverata in prognosi e riservata sul posto per i rilievi gli agenti della Polstrada di Pineto. Altri sequestri di articoli con marchi contraffatti da parte della Guardia di Finanza Compagnia di Giulianova, che ad Alba Adriatica ha sequestrato ad un cittadino del Bangladesh oltre 5.600 articoli, tra i quali borse, occhiali da sole, orologi, portamonete ed etichette recanti prestigiose griffe. Anche in questa occasione l'adozione... L'azione, scusate, di servizio è stata mirata all'individuazione dei canali di approvvigionamento e dei soggetti produttori o distributori dei prodotti contraffatti, piuttosto che ai semplici soggetti venditori. Infatti, l'uomo del Bangladesh era il fornitore di altri cittadini extracomunitari impegnati nella vendita dei prodotti lungo il litorale Teramano. Non si spegne la protesta per il taglio dei pini davanti l'anno e lucidi a Teramo, nuovo sit-in questa mattina dopo il tentativo del presidente di Teramo Nostra questa mattina presto di bloccare i lavori è stato allontanato dai carabinieri, tra i tanti a protestare si registra anche una voce fuori dal coro, sentiamo. È un sit-in praticamente permanente, quello qui davanti alla scuola Noè Lucidi per protestare contro il taglio dei pini e questa mattina Piero Chiarini ha rischiato quasi l'arresto. Sì, andando mi sono messo per salvare l'ultimo pino che stavano tagliando, mi sono messo sotto al pino eh, per rimbedire in eh, per un'oretta si sono fermati, stamattina il capocandiera ha telefonato i carabinieri che sono arrivati subito. Vi consola il fatto che l'amministrazione ha detto che verranno ripiantati nello stesso punto altri alberi però di diversa essenza? Eh, speriamo che noi cambiamo in eterne per aspettare i pini o le piante che crescono, che ci vogliono piantare, i melograni. I che... pisci per i pini caduti? Sì, un, un requiem per la città più che altro, vorrei suonare un pezzo per i pini pini, ma la morte di questi pini rappresenta un po' la morte civile de, della nostra città e quindi credo che sia giusto intervenire e, e esprimere la propria opinione. È molto triste, però insomma, è in linea con questa cultura eh, sottolineo cultura eh, di questa classe dirigente politica da quattro soldi e eh, da quei Purtroppo, da quella parte di città che continua a votare, gli dà il consenso, e beh, questo è il risultato. Dico, Teramo, è nelle condizioni in cui si trova, questa è un'immagine, credo, molto, molto, molto perfettamente paradigmatica di questo tipo di, di città. È quello che vogliono se la tengano, me ne dispiace tanto. Eh però insomma è così. Lei è d'accordo quindi con il taglio dei pini? Certo che sono d'accordo, non riesco a capire qual è la protesta per pini che sono pericolanti e creano disagi alle persone anziane che circolano perché si alzano le mattonelle e loro si continuano a ribellare. E il comune per bocca dello stesso sindaco ribadisce che i pini sono stati tagliati per garantire la sicurezza e non per realizzare i parcheggi. Al loro posto, ha detto Brucchi, verranno piantati altri alberi, ma di diverse essenze. Sentiamo. Monta ogni giorno di più la protesta per il taglio dei pini davanti la scuola Noi Lucidi a Termo in Largo Madonna delle Grazie. Sindaco, allora avete fatto un passo falso. Ma non nessun passo falso. Abbiamo tagliato dei pini che Qualcuno ci ha detto e confermato che erano a rischio nonostante il nubifragio abbia confermato altro. Sicuramente, però lei mi insegna che poi in altre situazioni, in altri momenti, mh, si, si trova a raccontare storie diverse. Quella è una zona frequentata, frequentata da tanti bambini. Allora io dico: abbiamo tagliato quattro alberi, verranno piantati. Quattro nuovi, quattro nuovi alberi nello stesso punto, così facciamo finire anche le polemiche. Che l'avremmo fatto per aumentare lo spazio per i parcheggi? No, assolutamente. Alberi ah, piccoli? No, alberi grandi già cresciuti, eh, in li stiamo cercando. È chiaro che adesso bisognerà trovare anche il momento, la stagione propizia, perché poi non è che insomma, questo non lo, dice, non lo decidiamo noi, anzi. Ne pianteremo altri 4, Quindi saranno 8 gli alberi che verranno piantati, in cambio dei 4 che sono stati abbattuti. Tutto il resto mi sembra che è polemica politica, anche dal, dal, da, 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 dalla presenza del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, di alcune liste civiche, di rappresentanti di queste liste civiche. Io rispetto molto i cittadini, tanti cittadini che su Facebook hanno scritto, non hanno condiviso. Però ho visto anche che quando su Facebook ho provato a spiegare le motivazioni, i cittadini hanno capito. Invece c'è chi deve fare la strumentazione. La mentalizzazione politica la continuassero a fare, invece magari si dovrebbero occupare, secondo me, per esempio eh, che il ministro Franceschini ci dia il milione e mezzo di euro per il Teatro Romano, invece di stare ad occuparsi di queste cose un po' forse meno, non dico non importanti, però meno importanti, forse importanti in questo momento, che Manola di Pasquale del Partito Democratico, Gian Guido d'Alberto, piuttosto che Melarangelo, eh, facciano valere il loro peso politico. Se c'è a Roma, affinché il ministro riconosca il milione e mezzo di euro che ancora non arriva. E non c'è proprio pace per i pini di Largo Madonna delle Grazie a Teramo. Questa mattina, infatti, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per risolvere una situazione che rischiava di diventare pericolosa. Vediamo dove. Proprio davanti al negozio di Antonio eh, Panichi eh, questi rami pericolanti di alcuni pini in largo Madonna delle Grazie verrebbe da dire che non c'è pace tra i pini di Madonna delle Grazie in questo periodo. In effetti questi erano pini pericolanti da, da tanto tempo, io e Gustavo Bruno li abbiamo segnalati da due anni, capisco che quando c'è stato quel tempaccio c'erano delle priorità come i vigili del fuoco mi dissero, però qui si erano rotti dei rami grandissimi, mi sono solo un nastro. Dopodiché la cosa è finita lì, oggi l'ho dovuto richiamare perché ho visto che stavano continuando a scendere, quindi per evitare che qualcuno si ferisse in modo un pochino più serio del, del normale, adesso siamo soddisfatti, adesso siamo soddisfattini perché non possiamo fare casino per avere una, una cosa normale che deve essere una normale routine di, di potatura di alberi stagionale. Diciamo, no? Massimo Fazzini, caporeparto dei vigili del fuoco, stanno intervenendo qui in largo Madonna delle grazie proprio davanti a un negozio eh, di frutta, a un supermercato perché ci sono degli alberi pericolanti, non è stagione a Teramo adesso per i pini, anche questi eh, rischiano di creare problemi, che state facendo? Noi stiamo solo rimuovendo dei rami pericolanti, lei ha parlato di alberi però ecco non... non... Non è adesso questa è la situazione di alberi, non per... tagliate gli alberi, no, solo rami. Ci sono dei rami che si sono distaccati probabilmente con il vento forte dei giorni passati e quindi stiamo un attimo controllando una pianta in particolare dove c'erano dei rami proprio spezzati, cadenti, su un suolo pubblico. Quindi insomma stiamo mettendo in sicurezza la pianta. Torniamo ora a parlare della spaccatura del centro-sinistra creata sin seno al Consiglio regionale. In un momento storico come questo, in cui le pulsioni territoriali sono... Tante è facile che accadano situazioni come questa, lo afferma il capogruppo del PD in Consiglio regionale Sandro Mariani, che aggiunge, aggiunge nessuna spaccatura. Stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità. Non è detto che il tutto debba risolversi in 24 ore il servizio. La maggioranza è spaccata, questo perlomeno il punto di vista del centrodestra ma anche per diversi componenti del centro-sinistra. Sembra proprio che uno dei principali protagonisti sia Luciano Monticelli del Partito Democratico. Lei chiede idea si è fatto? Beh, ieri c'è stata una giornata complessa che naturalmente dentro c'erano ragionamenti importantissimi nel Consiglio di ieri eh, che poi non si è svolto per ovvie ragioni che, che conosciamo tutti. Eh, c'è stata appunto questa azione democratica da parte di, di tre consiglieri regionali tra cui eh, Monticelli, però più che spaccatura che eh, direi poi è quello che, che si evoca come termine per, per fare notizia soprattutto, eh, direi di normale confronto. Che all'interno di maggioranze che storicamente se ne ricordano eh, centinaia di eh, situazioni come questa, anche la scorsa legislatura, contrariamente a quello che dice centrodestra, spesso si, verifi si sono verificate situazioni di questo tipo. E più delle volte le minoranze sono accorse per mantenere il numero legale. Il problema principale è che ieri c'erano in discussione cose importanti come la legge sulle province, il trasporto disabili e tanto altro e eh, questo atteggiamento in parte anche irresponsabile ha portato alla non, alla non approvazione nella giornata di ieri di questi importanti provvedimenti. Quindi sicuramente tutto si recupera e eh, nel prossimo Consiglio Utile, subito dopo l'estate, quindi a fine, a fine agosto, eh, vedrà l'approvazione di, di questi importanti dispositivi e progetti di legge che eh, i cittadini abruzzesi attendono. Dunque lei si sente di dire che tutto sommato problemi per la solidità della maggioranza non ci sono? Problemi non ci sono, c'è cioè, situazioni di questo tipo in un momento storico dove le pulsioni territoriali sono tanti, le risorse sono sempre di meno. Naturalmente ognuno è portatore eh, di un'istanza del territorio, d'altronde ci sono delle circoscrizioni su cui uno si candida perché va a rappresentare un territorio, le problematiche sono, sono tantissime eh, 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 e le conosciamo. Quindi su questo tocca fare la mediazione, la sintesi fra tutte le varie esigenze per stabilire quelli che sono eh, prioritari. Poi su questo da capogruppo appunto, ho aperto un, un confronto insieme al segretario regionale e eh, agli altri autorevoli personaggi per eh, cercare appunto, di trovare una soluzione. Non è detto che le soluzioni si debbano trovare in eh, 24 ore, come in questo caso, dove c'è bisogno di qualche giorno in più per ripristinare una situazione di normalità. E adesso ci occupiamo di sanità, no alla ASL unica in Abruzzo e sì al nuovo ospedale in provincia di Teramo. Chiaro e lineare il pensiero di Roberto Fagnano, il direttore generale dell'ASL Teramana. L'ospedale unico aggiunto servirebbe anche a non farci perdere le nostre eccellenze e il servizio. Direttore Fagnano, le piace l'ASL unica e l'ospedale unico? Allora, l'ASL unica è una scelta regionale rimessa alla politica regionale. Personalmente ritengo che l'Abruzzo sia tutto sommato ben organizzato sotto l'aspetto dell'assetto territoriale con le quattro ASL coincidenti con i territori delle quattro province. E lascerebbe così? Sì, tra l'altro è molto faticoso riorganizzare l'assetto amministrativo delle ASL e i benefici si vedono dopo 7-8 anni, certamente nel breve periodo non si vedono benefici e gli esempi che ci sono stati in Abruzzo, Avezzano e L'Aquila, Lanciano e Chieti, con le difficoltà che ci sono state per unire questi ambiti ancora si vedono. L'ospedale unico? L'ospedale allora, unico per me è la è il salto di qualità in avanti che potrebbe fare la provincia e l'ASL la di Teramo, un ospedale moderno, efficiente, tecnologico, con grande ospitalità alberghiera, con un'efficienza complessiva di servizi, posto in una posizione baricentrica tra Atri, Giulianova e Teramo. Anche questa dovrà essere una decisione regionale, noi l'idea progettuale l'abbiamo già presentata, dobbiamo evolversi verso un sistema di servizi più efficiente. Questi ospedali sono strutture vecchie, l'ospedale di Termo è tra i più vecchi d'Abruzzo, non possiamo immaginare che il futuro della sanità sia una struttura ospedaliera come quella che abbiamo oggi. Non è pronta a dare maggiore efficienza nei servizi, non è pronta a dare una migliore sanità ai cittadini. Iniziamo a ragionare in maniera di guardare al futuro qualcosa di migliore. Resterà il tempo necessario per poterlo inaugurare? Ma speriamo, se, se, se restano le ASL probabilmente sì, <ride> se le ASL vengono, vengono in qualche modo disarticolate non lo so insomma. Ma in questo momento il suo lavoro è soddisfatto e deluso? Che stato d'animo ha? No, io sono abbastanza soddisfatto, però ritengo che stiamo raggiungendo a un certo punto adesso un momento in cui dobbiamo ragionare, atteso che... L'obbligo ci deriva dal decreto Balduzzi Lorenzin, che è legge e che ci impone di riorganizzare il sistema sanitario abruzzese, soprattutto le unità operative rispetto ai bacini di utenza. Allora, io da per così dire Teramano acquisito, mi voglio battere per difendere le eccellenze dell'ASL di Teramo. Segnalo che se qualcuno si leggesse questo decreto che ho appena citato, che se lo reggessero in maniera così critica, molte di queste eccellenze non potremmo mantenerle. Allora io voglio tanto per cominciare partire prima, l'ospedale unico, l'ospedale moderno, ma poi voglio anche combattere per conservare queste qualità che a Teramo. Il servizio della Ecotedia Giulia Nova tra promesse e realtà è quello che dice in un comunicato stampa il segretario provinciale della um, funzione pubblica della CGL Amedeo Marcattili. Più di un mese fa, scrive, avevamo posto alcune problematiche sulla gestione dei rifiuti da parte di EcoTedi nel comune di Giulianova. Tra le altre questioni, chiedevamo se l'azienda avesse rispettato il capitolato d'appalto e le proposte migliorative fatte da parte dell'EcoTedi nella presentazione della sua proposta per quanto riguarda l'assunzione nel periodo estivo di 17 unità a tempo determinato full time nel contempo. Prosegue la nota, chiedevamo al Comune di Giulianova di monitorare la situazione. Silenzio assordante da parte di chi deve controllare il rispetto del contratto firmato. I cittadini giuliesi, prosegue la nota, pagano profumatamente il servizio. Perché chi di dovere non chiede il rispetto di quanto concordato? Le 17 unità in più nel periodo estivo doveva, dovevano servire affinché i lavoratori a tempo indeterminato fruissero di almeno una settimana di ferie, come previsto dal contratto nazionale, ma soprattutto dare un servizio migliore a una cittadina che in questo periodo triplica i suoi abitanti. Siamo alle solite, dice ancora Marcattiri, si firma un contratto per svariati milioni di euro, ma poi nessuno si interessa se il contenuto di quanto scritto venga rispettato. Cari amministratori, si rivolge di nuovo al Comune di Giulianova, Marcattiri, vi siete chiesti se i cittadini giuliesi sono contenti della pulizia della città e perché con la crisi economica che attanaglia... La nostra città, Giulianova, si rinuncia all'assunzione di 17 unità prevista nella spesa e nessuno dice niente? Per il Comitato Braga arrivano buone notizie da Roma, definito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Musicale, adesso resta solo da nominare il presidente. Intanto il Comitato pungola le istituzioni a sostenere il Braga quanto la Riccitelli. Sentiamo. Francesco Capanna è il presidente del comitato Braga. Ci sarebbero, siamo in condizionale, buone notizie che arrivano da Roma, ovviamente per l'Istituto Braga. Quali? Allora, abbiamo dei sentori positivi perché c'è stato un incontro del direttore Paci con la dirigenza del Ministero, per quanto riguarda il consiglio di amministrazione abbiamo tutte le nomine si sta facendo pressione per nominare entro il mese il nuovo presidente della Terna che è stata indicata. Ma voi tornate a chiedere i fondi agli enti. E così? Più che noi esiste una bozza di convenzione eh, già eh, presentata a tutti gli enti e noi sappiamo anche ai vari parlamentari eh, teramani e abruzzesi come agli stessi consiglieri regionali. È una bozza eh, che trae spunto anche da situazioni positive come il, il Conservatorio di Trento che ha avuto lo stesso ITER. Sappiamo anche che c'è una buona predisposizione da parte del Ministero a parlare di queste cose e quindi eh, stiamo in tutti i modi cercando di spingere affinché ci si sieda e si cominci un pochino a ragionare sulle cifre e sulle varie problematiche perché è lo strumento di funzionamento del, dell'Istituto anche se il momento non è, più, non è dei più favorevoli per le istituzioni culturali? Il momento non è favorevole, e noi abbiamo apprezzato molto la velocità, la rapidità con la quale il sindaco, anche il presidente di Sabatino e vorrei dire l'onorevole Tancredi che hanno espresso attraverso una lettera le perplessità e il sostegno alla ricitelli che anche noi ovviamente abbiamo a cuore. Però noi stiamo parlando di anche un discorso diverso, cioè vorremmo che questa velocità e questa presa di coscienza eh, ci fosse anche per una scuola e un'istituzione importante, un gioiello culturale come è stato definito da loro stessi, come il Braga. E quindi su questa cosa non ci siamo un pochino rammaricati di non vedere questa fattiva velocità. Grande successo anche quest'anno per l'ormai storica sagra del prosciutto di Basciano. Vediamo il servizio. Ed anche quest'anno si rinnova la tradizionale sagra del prosciutto abruzzese a Basciano, tanta gente e soprattutto tanto ottimo prosciutto, ma non solo. Sindaco, è una grande festa per Basciano, direi il periodo più bello dell'intero anno. Esatto, questo è il periodo d'agosto, la seconda settimana di agosto è dedicata a questa sagra. Ormai da 48 anni, quindi stiamo, stiamo festeggiando il 48esimo anno, ci avviciniamo al 50esimo, che dovrà essere un evento eccezionale. La partecipazione è sempre assicurata, evidentemente è un prodotto che va molto perché ogni sera aumenta sempre di più, dobbiamo organizzarci sempre di più per cercare di accogliere tutti gli utenti, tutti coloro che vengono a trovarci a Basciano per assaggiare il nostro prosciutto che da quest'anno è proprio, ci sta una produzione proprio di prosciutto di Basciano. Quando si parla di bontà del territorio, di prodotti che in qualche modo derivano dalla terra, quindi da ottimi suini, non può mancare l'assessore all'agricoltura della regione Abruzzo, l'assessore Pepe, che qua a basciano proprio per toccare con mano la vera sagra del prosciutto abruzzese. Sono venuto volentieri, invitato dal sindaco e dal presidente della Prologa a questa manifestazione importante e storica della nostra regione che racconta e promuove un territorio, in particolar modo il prosciutto, qui c'è il prosciutto di castagna, famosissimo in Italia e nel mondo. Solo raccontando e gustando i nostri prodotti sapremo commercializzare in Italia e nel mondo le nostre migliori eccellenze enogastronomiche abruzzesi. Dunque viva le sagre come queste che hanno davvero tanti anni di esperienza e che promuovono davvero un prodotto locale. Viva le sagre vere, quelle che promuovono il territorio e quelle che promuovono una storia di saperi e sapori come questa di Basciano, 48 edizioni, pensate una delle più antiche non solo dell'Abruzzo ma del centro Italia. E adesso prima della pagina sportiva andiamo a vedere insieme le previsioni per le prossime ore con meteoteramo.it Previsioni per oggi in Abruzzo. Al pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui massicci appenninici. Sereno sulle aree orientali. Inserate nella notte variabile con deboli rovesci di pioggia sui rilievi. Sereno sulle zone adriatiche. Temperature in aumento. Massime comprese tra 30 e 33 gradi nelle conche aquilane marsicane, tra 34 e 37 gradi sulle pianure adriatiche. Venti deboli o moderati settentrionali. Mari quasi calmi o poco mossi. In provincia di Teramo, dal pomeriggio fino a notte, cielo in in prevalenza sereno, temperature in aumento, massime comprese tra 34 e 37 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 33 e 36 gradi sulle coste, venti deboli o moderati settentrionali, mari quasi calmi o poco mossi. Eccoci alla pagina sportiva, in apertura del TG ci siamo occupati ampiamente della vicenda riguardante ieri la richiesta della Procura eh, federale, della Procura sportiva per il Teramo, per la presunta combina Savona-Teramo. Eh, adesso invece occupiamoci della parte giocata, è stata annullata l'amichevole contro il campo basso prevista per domani allo stadio Bonolis. Si sarebbe trattato del quinto test precampionato per la squadra biancorossa, la società, visti gli ultimi accadimenti, ha deciso di annullare la gara. Contro i Molisani. L'atletica leggera, con un successo inaspettato. Ieri per le vie del centro storico di Notaresco si è svolta la terza edizione della notturna città di Notaresco. Gara podistica inserita nel circuito regionale del Corri l'Abruzzo Giovani e Corriamo per loro, valevole. 30 punti. La manifestazione organizzata dalla locale Proloco con il patrocinio del comune di Notaresco e il supporto tecnico dell'Atletica Vomano ha registrato l'adesione di 350 tra podisti e giovani atleti. L'etiope, da quest'anno Beniamino Locale, portacolori dell'Atletica Vomano, Beniam. Adugna è stato il vincitore incontrastato della gara competitiva maschile di chilometri 7,8 con il tempo di 24,11. La gara non competitiva estracittadina del settore maschile di chilometri 2,6 è stata vinta dal giovane calciatore locale in preparazione con il Giulianova e tesserato per l'occasione dell'Atletica Vomano, Davide Gentile con il tempo di 9,26. Al secondo posto, Alessandro Franchi di Notaresco con il tempo di 9,36. Al terzo posto, Marco Di Giuseppe dell'Atletica Vomano con il tempo di 10,31. Nel settore femminile ha vinto Silvia Botondi della Gran Sasso Teramo con il tempo di 10,40. Al secondo posto, Patrizia Damiani. Al terzo, Marilena Foschini. Bene. Chiudiamo qui questa prima edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleponte si rinnoverà questa sera, sempre in diretta, alle 19.15. Grazie, buon proseguimento di giornata, arrivederci.